Ecco, auspicare che queste iniziative importanti possano proseguire. La Banca di Credito Cooperativo di Fano si conferma una banca che investe sui giovani. Al Teatro della Fortuna nei giorni scorsi si è tenuta la 22ª edizione della cerimonia di consegna delle borse di studio in memoria di Mirko e Monica Buttaroni, scomparsi nel tragico incidente aereo del 1996. Un momento importante che vede protagonisti gli studenti soci, figli di soci e figli di dipendenti della banca che si sono distinti nel loro percorso scolastico, ottenendo il diploma di scuola secondaria di primo grado, il diploma di scuola secondaria di secondo grado e il diploma di laurea con votazioni meritevoli. Sentire tanti ragazzi laureati con il massimo dei voti che già lavorano, veramente questo è un qualcosa, diciamo, forse impensabile qualche anno fa, forse adesso. Sicuramente il nostro paese non attraversa un buon momento, però è sicuramente un'occasione per conoscere questo territorio e poi sappiamo che questi ragazzi sono sicuramente figli di nostri soci oppure loro stessi sono diventati soci, quindi è un qualcosa di veramente bello. Alla presenza dei genitori di Mirko e Monica sono state consegnate 172 borse di studio per un totale di oltre 65.000 euro. Con i 172 studenti di quest'anno, il totale dei giovani premiati in 22 anni sale a 2044. Complimenti! Questa sera sarà l'occasione per presentare a una platea di giovani i due gruppi del laboratorio Giovani Idee, un nuovo progetto della banca che è stato lanciato a febbraio. Si sono costituiti quattro gruppi che devono lavorare in quattro aree tematiche diverse e quindi sono la formazione e il lavoro, le iniziative sociali, il marketing territoriale e i giovani soci. E su questi quattro due gruppi hanno già individuato l'idea attorno alla quale elaborare il loro progetto. E quindi questa sera conosceremo i ragazzi della formazione e lavoro e delle iniziative sociali. Il 22 febbraio abbiamo presentato questo progetto, Laboratorio Giovani Idee, in collaborazione con il Comune di Fano e con il Centro per l'Impiego di Fano. Ricordo anche Monica e Alessandra, Monica della BCC e Alessandra del Centro per l'Impiego. Il gruppo delle iniziative sociali ha presentato il progetto Barriere che cadono, una banca che vede e che sente, che ha la finalità di sensibilizzare la città nei confronti di disabilità spesso poco considerata, la cecità o ipovisione. Il progetto prevede infatti una serie di incontri durante l'anno in cui bambini vedenti e non vedenti interagiscono insieme e l'organizzazione, nel corso dell'estate 2019, di una settimana di vacanza a Fano per bambini non vedenti provenienti da altre regioni d'Italia. Anche in questo caso l'invito a unirsi al gruppo è rivolto a tutti i giovani tra i 18 e i 40 anni. Chiunque fosse interessato può scrivere a socialebccfano@gmail.com. Da cercare controlli oltre le apparenze per renderlo fruibile a tutti e soprattutto da vivere insieme.